Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Traction 4x4, azienda leader nella vendita di prodotti di alta gamma per fuoristrada. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. Di off-road, oggi siamo ad Arpino, sempre provincia di Frosinone, per la seconda tappa del trofeo regionale Trial 4x4 Lazio 2018 by FIF, che in questa occasione speciale ospita anche il campionato nazionale di Trial. Ci troviamo oggi, 1° luglio, grandissima giornata di sole, grandissima giornata di felicità nel contesto bellissimo della pista degli Aquilotti 4x4. La gara organizzata oggi è valevole per la quinta prova del campionato italiano Trial e nella seconda prova del trofeo regionale Trial Lazio by FIF. Una splendida location, abbiamo un pubblico affascinante, ricco, devo dire veramente tanta bella gente. E piloti motivatissimi, con tanta voglia di divertirsi, di fare risultato ovviamente, anche perché ci si mette a confronto, dove il trofeo, quindi chi inizia nell'entry level oggi con i nostri colori, diciamo classici, delle passate edizioni, dove il bianco, il verde, il giallo e il rosso erano i colori, diciamo, principali. Oggi questi colori invece sono stati sostituiti, direte voi, sostituiti da cosa? Da altri colori, i colori del campionato. Sì, bene, vi spiego un attimino cosa significa. Il campionato ha dei colori differenti, da regolamento ovviamente, differenti per le varie categorie e le varie classi. Abbiamo il verde, per fare un parallelismo adesso vi dico, il verde del campione italiano corrisponde al bianco del trofeo, come il blu del campionato al verde del trofeo, il bianco del campionato al giallo del trofeo e il giallo invece del campionato al rosso del trofeo. In più loro hanno altri colori che aggiungo, che non hanno corrispondenza chiaramente al trofeo, il nero e il rosso, che comunque sono categorie superiori, proto eccetera eccetera. Cosa dire, si stanno divertendo e il confronto tra le due sezioni è veramente interessante. I ragazzi del trofeo che si stanno mettendo a confronto con i big del campionato, chiaramente questo ci fa veramente veramente tanto onore. Abbiamo lavorato tantissimo per ottenere questa location, per ottenere il risultato che stiamo raggiungendo man mano dalla presentazione ad oggi. Gli organizzatori, il presidente degli Aquilotti è alquanto felice, abbiamo i responsabili invece del campionato Roberto Cevenini, che altrettanto sembra essere molto felice dal risultato ottenuto. Pertanto
cosa dire, piuttosto che andare al mare, noi abbiamo preferito fare questa giornata di sole e tutti in compagnia, tra mangiare, bere e tante risate. Il trofeo comunque proseguirà successivamente dopo le vacanze estive, per rivederci il 23 di settembre nella location dedicata al club organizzatore, che è il Dimensione, sull'area Roma Nord. Ora stiamo valutando meglio la location con ben definita, comunque Roma Nord diciamo. Ultima prova sempre per quanto riguarda il trofeo. Ce l'avremo ad ottobre, esattamente il 7 di ottobre, e sull'area del Frusinate, probabilmente siamo tra Tecchiena e Frosinone, adesso ancora anche quella lì la stiamo valutando per l'area di competenza, per le varie prove, anche perché vogliamo dare sempre un mordente in più ai partecipanti e non ridare le stesse prove viste e riviste. In ogni caso siete sempre tutti invitati, siamo contenti della vostra partecipazione e vi aspettiamo sempre numerosi. È la seconda prova, perché la prima era stata organizzata dal Club Tortuga. Noi oggi, in concomitanza del trofeo, ospitiamo anche la quinta prova del campionato italiano trial. È stata per noi una bellissima esperienza, abbiamo lavorato tanto in questi giorni per preparare i tracciati, per rendere l'area anche più presentabile e fattibile anche a tutti i mezzi, perché oggi sia le macchine che partecipano al trofeo regionale Lazio, sia le auto iscritte al campionato italiano faranno gli stessi tracciati, gli stessi percorsi e affronteranno le stesse porte. Quindi abbiamo fatto in modo che ci siano delle difficoltà che possano essere un pochino più equilibrate sia per gli uni che per gli altri equipaggi. Siamo abbastanza soddisfatti perché anche il tempo per fortuna è stato clemente, dopo le scorse giornate di pioggia oggi abbiamo un sole stupendo, anzi fa addirittura troppo caldo, però preferiamo così, siamo più contenti così, perché il terreno che ospita questa prova è un terreno particolare che in caso di pioggia diventa veramente insidioso. Abbiamo infatti due zone che non pensavamo che potessero costituire un problema per gli equipaggi, abbiamo visto invece che quel po' di acqua che c'è, perché è acqua sorgiva, sta creando invece più di qualche difficoltà al passaggio delle auto. Oggi siamo anche un pochino così contenti perché diciamo che gli equipaggi sono stati anche più numerosi rispetto alla scorsa edizione, e questo ovviamente ci carica anche un po' e ci dà un po' più di grinta un po' anche per poter continuare questo percorso, perché la prossima tappa si svolgerà a Roma e sarà organizzata dal Dimensione 4x4, quindi ci sposteremo molto probabilmente in un'altra area. L'area è abbastanza vasta, anche perché abbiamo lavorato tanto proprio per togliere un po' tutti quegli arbusti e quegli alberelli che potevano costituire degli ostacoli, e diciamo che le prove sono 5, sono abbastanza ampie, di spazio ce n'è tanto, quindi ci sarebbe stata la possibilità di ospitare anche un numero letteralmente superiore e maggiore rispetto agli attuali partecipanti. Vorremmo insomma che anche in futuro si potesse svolgere qualche altra prova del campionato in questa zona. Speriamo bene insomma di riuscire anche nei prossimi anni insomma a riavere di nuovo qui una tappa del campionato italiano. Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo Igor, Club Igor 4x4, veniamo da Frosinone.
partecipiamo al campionato, oltre che a partecipare siamo anche un organizzatore di una tappa che sarebbe la finale, che si farà da dove è partita il campionato lì a Latri. E praticamente equipaggio d'Alonso Gerardo e Martufi Luigi, partecipiamo con un Discovery di serie, macchina normalissima che uso anche tutti i giorni per andare a lavorare, quindi una macchina normale, divertente, percorsi simpatici, perché il bello di questo sport è l'agonismo di farti la tecnica, come girare, come passare. Infatti se vedete stiamo con la cartina, stiamo facendo il giro del percorso per capire dove e come mettere le ruote per fare i passaggi con la macchina. E praticamente è divertente perché ci sta quell'agonismo di tecnica, di astuzia, come fare, trovare il moto, la manovra, la gomma dove va messa, piano, ragionato. Ed è molto più tecnico, non irruendo di corsa come si vedono tutte le altre gare. Siamo ad Arpino, in provincia di Frosinone, ospiti del club Aquilotti 4x4 che organizza questa tappa del trofeo regionale Trial by FIF. Il percorso è un bellissimo percorso, molto ampio, tecnico abbastanza. I piloti sono già sul percorso a studiare le varie tecniche, i vari passaggi. Sicuramente la giornata permette, quindi sarà una giornata ricca di soddisfazioni sia per il club organizzatore che per i piloti. Con l'occasione oggi insieme al trofeo regionale Trial ci sarà anche il trofeo italiano. Questo dà lustro a tutto il mondo del fuoristrada e faccio un appello a tanti e tanti fuoristradisti che piacerebbe intraprendere questa passione e competizione, di prendere informazioni tra i vari club organizzatori, quindi parliamo del Tortuga, parliamo del Club Aquilotti, parliamo dell'Igor, parliamo del Dimensione Fuoristrada, per poter prendere informazioni e provare anche loro a cimentarsi insieme a tutti noi. Trial non è solo prototipi, macchine preparate, si può partecipare a questa bellissima disciplina di abilità, e qui non c'è velocità, non c'è niente, solo abilitare e imparare a guidare il fuoristrada, anche con un normalissimo fuoristrada che noi adoperiamo tutti i giorni per andare a lavorare o per andare ai raduni, e vogliamo far passare questo messaggio perché finora ci hanno visto dei campionati impossibili da raggiungere per l'elevato preparazione di questi mezzi. Ma qui ci sono delle categorie che noi l'abbiamo identificate come colori, che sono prettamente delle macchine di serie. Perciò chiunque vuole cementarsi, mettersi alla prova, divertirsi soprattutto, perché lo scopo è divertirsi, può tranquillamente venire a iscriversi a una delle tante gare di campionato italiano, ma non solo campionato italiano, adesso stanno nascendo dei campionati regionali, perciò io l'appello che faccio è se avete un fuoristrada venite a provare il trial e vedrete che vi appassionerà. Io ho seguito le prime due gare qua nel Lazio, direi che sta andando bene, si sperava che ci fosse più adesione, però quelli che ci sono vedo che si stanno comportando bene. In sostanza il ruolo del giudice unico è quello di, sarebbe come un direttore di gara, che lui deve
deve giudicare alla fine come è andata la cosa e derimere eventuali reclami che ci possono essere in base alle macchine o in base al punteggio, e questo è il compito del giudice unico. Tante volte poi dopo c'è uno che non è contento del punteggio, viene a chiedere spiegazioni, in questo caso si interviene e si cerca di derimere la questione. Andando questo campionato nazionale? Il campionato internazionale sono molto soddisfatto e va bene, abbiamo 20-25 macchine che in tutto questo circuito e oggi in questa concomitanza di questa gara di campionato italiano abbiamo anche questo trofeo amatoriale, diciamo, per avvicinare anche i locali, per avvicinare i ragazzi giovani, per avvicinare quelli che non hanno mai visto questa disciplina ad avvicinarsi a questo mondo, questo mondo sportivo, questa disciplina che per secondo me è anche la base del fuoristrada, la base un po' di tutto, insomma. E alla luce della sua esperienza, secondo lei come sta andando il campionato regionale, appunto? Il regionale in tutti qui sta andando abbastanza bene, perché vedo che le macchine stanno aumentando, e parlando con i piloti che hanno partecipato anche stamattina vedo che c'è una bella affluenza, una bella passione, c'è appunto qualcuno che sta credendo, perché qui nel Lazio è una disciplina che non si è mai sviluppata tanto. Grazie qui al club, agli Aquilotti, al delegato, grazie alla federazione che sta spingendo su tutte queste formule, diciamo, di trofei amatoriali, speriamo che stiamo seminando per raccogliere anche degli equipaggi che poi verranno a partecipare a livello nazionale, diciamo, ecco. Per chi si avvicina a questo mondo ci sono tutte le varie categorie, quindi da uno che vuole avvicinarsi alle categorie di serie, come c'è il fuoristrada, come la domenica va a fare delle passeggiate, dei raduni, può benissimo venire a partecipare a questa disciplina, iniziando dalle categorie inferiori, alle categorie di serie. Una cosa che io consiglio sempre è mettere appunto una barra, un roll bar dentro la vettura per tutelare un po' la sicurezza dell'equipaggio, ma chiunque può venire a partecipare. Ci sono alcune regole, ci sono dei regolamenti da rispettare, però una cosa che è alla porta di tutti quanti, ecco, diciamo, anche come spesa, come tutto. Corriamo nel campionato trial italiano da ormai 20 anni. 20 anni. 20 anni, lui è il mio fedele navigatore, nonché scudiero, da 20 anni a questa parte, e niente, noi siamo qua. Come vi sembra questo campionato? Il campionato è bello. Come stanno andando queste prove? Belle, belle, belle tecniche, non particolarmente sfascia macchine, però belle e divertenti. Tutte naturali, non scavate, quindi con quelle che ci piacciono a noi più o meno. C'è anche un po' di ombra che non guasta mai vista la stagione. Voi che cosa guidate? È un prototipo autocostruito, assemblando un po' di parti varie di macchine commerciali, stradali, roba da sfascio, diciamo, dai. Categoria prototipi. Ok. Con ruote sterzanti anteriori, posteriori e tante ammenicole che si usano e non si usano. Thank you.
E com'è andata questa giornata? A me, essendo la prima esperienza, devo dire, ho fatto un po' di errori, però è normale, penso che sia normale alla prima esperienza. Comunque mi sono divertito molto, le prove erano belle e insomma la Toyota ha risposto bene, e quindi l'importante è che ci siamo divertiti. Grazie al navigatore. Grazie al navigatore che mi ha dato le direttive giuste. Anche lui era la prima esperienza e ci siamo comportati bene. E quali vi sono sembrate le difficoltà oppure i punti più facili di forza di questi tracciati? Ma le difficoltà sono le traiettorie, ecco, calcolare bene le traiettorie, dove passare, dove magari la macchina può rimanere impantanata. E poi ecco, con l'aiuto del navigatore, magari che ti dice le traiettorie giuste, magari si riesce a correggere qualche piccolo errore. Prima esperienza, ma quindi voi consigliereste questa disciplina, il trial, pure a chi non l'ha mai fatto? Io sì, la consiglio perché è un'esperienza da fare, poi ognuno trae le proprie conclusioni, però come esperienza è da fare. Si può fare anche con una macchina di serie, basta avere le giuste dotazioni e è da fare, insomma, una bella esperienza da fare. Secondo me anche, basta avere un pilota che non ha paura, il navigatore idem, e si fa anche con una macchina di serie, perché è una cosa fantastica, insomma, da provare con tutti i fuoristrada che hanno, che stanno fermi, insomma, provare tutti insieme è una gioia, stare insieme, insomma. Questa oggi è la seconda tappa, per il momento sto a un ottimo posto, ancora devono fare le categorie, le classifiche, però come si è commentato la giornata dovrei stare fra i primi. Io sono nella categoria dei bianchi, quindi quasi una categoria di quelli un po' più forti. Io sto sulla sedia a rotella perché già da prima che io avessi l'incidente, già facevo sport. Correvo con le moto. La passione della competizione mi è rimasta e oggi competo con le Jeep. Però vorrei lanciare un messaggio a tutti i miei colleghi di sventura che sono sulla sedia a rotelle, che con la Jeep stanno tranquilli, quindi anche loro potrebbero venire a partecipare, così si divertono, stare in mezzo agli amici, in mezzo a persone che poi ti vogliono bene. Il campionato sta andando benissimo, l'ho detto, sono fra i primi. Quindi competo con persone normali e non ho nessun problema a competere con loro. Più tappe fai e più esperienza acquisisci, quindi acquisendo esperienza ti senti più sicuro. Tutto qua. Buonasera a tutti, io mi auguro che vi siate divertiti per questa, per farvi conoscere questa disciplina. Io qui giù nel Lazio erano tanti anni che venivo giù e non ho mai trovato una partecipazione locale come oggi, quindi sono molto contento e molto soddisfatto di come è andata la giornata e come state facendo quello che state facendo voi per questa disciplina. Quindi vi ringrazio tutti personalmente a nome della Federazione Italiana Fuoristrada e mi auguro di incontrarvi in qualche altra occasione
con le gare di campionato e che il prossimo anno riusciamo a stabilire una tappa sempre qua nel Lazio e ci organizzeremo per rincontrarci tutti quanti assieme. Grazie di tutto. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Fortechnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione. Raptor 4x4 presenta il nuovo paraurti per Land Rover Defender modello ST, un prodotto che ha richiesto molti giorni, molti mesi di studio, ma che è stato presentato circa un mese fa e che rappresenta un'ottima alternativa ai classici paraurti tubolari, avendo una struttura più squadrata, e parti laterali inclinate, forate, con struttura componibile, quindi con possibilità di essere smontato e rimontato, e estremamente robusto, ancorato in 6 solidi punti al telaio e con possibilità di alloggiare qualunque tipo di verricello, grazie anche a 6 fori per parte, quindi con possibilità sia di montare verricelli di grosse dimensioni, sia di montare verricelli in posizione più avanzato, più arretrato, a seconda delle varie esigenze del cliente. Oltretutto l'attacco al telaio presenta 2 posizioni in modo da poter essere messo più avanti o più indietro, sempre a seconda del far combaciare il vericello nella posizione più idonea possibile. Compatibile con tutti i modelli di Defender, sia dai primi fino anche ai TD4 con aria condizionata e con possibilità di alloggiamento di qualunque tipo di vericello. Le griglie anteriori, di aspetto estremamente gradevole anche esteticamente, consentono anche il posizionamento di 2 fari a LED da 24 watt per parte mediante attacchi, 2 attacchi per parte che non richiedono alcun tipo di modifica, quindi con possibilità anche di fanaleria supplementare incorporata nel paraurti. Il prezzo in promozione è di
e di 599 euro IVA compresa, più eventualmente 80 euro per i quattro faretti aggiuntivi. Sono presenti anche promozioni per l'acquisto di paraurti più vericello in combinato. Per oggi è tutto, grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo alla prossima puntata.